Questo tipo di gioco di gambe viene utilizzato nel momento in cui l'avversario ha una posizione incrociata, quindi per esempio braccio avanti sinistro, gamba avanti destra. Questo è lo Yan Xianpo. Quello che stai vedendo adesso è lo Yan Xianpo con il mezzo passo Yan Qinpo, Yan Tuipo. Quindi mantengo esattamente lo stesso angolo, la stessa guardia. Nel momento in cui sono uscito e rientrato, non sono riuscito a entrare perfettamente sotto le gambe dell'avversario. Faccio un mezzo passetto, quindi lo raggiungo, oppure faccio un mezzo passetto di rò mantenendo la guardia e torno nella posizione di base. Questo è fatto un pochino più veloce. Come vedi, le ginocchia sono sempre in protezione, sempre flessili, le anche rimangono sempre basse, e questo ci permette di conservare la stabilità. Un altro tipo di passo veramente veloce è questo che noi chiamiamo Poan Po, che è il mezzo passo veloce, appunto, dove una volta che ho deciso la guardia, per esempio destra, vedi che faccio dei semicerchi e delle rette tra la gamba destra e la gamba sinistra e faccio delle finte, facendo finta di andare avanti, in realtà vado dietro, faccio finta di andare dietro, in realtà vado avanti. Questo mezzo passo è molto utile in combattimento, ci serve anche per il riscaldamento fatto per bene perché ti aiuta ad avere molta mobilità di gambe, lasciando sempre ovviamente le anche aperte verso il basso, ma soprattutto anche il combattimento ti permette di chiudere la distanza o di allungare la distanza in maniera molto veloce, in maniera tale che hai sempre il controllo della posizione e hai sempre il controllo della distanza rispetto al tuo avversario. Questo esercizio si può fare da soli, si può fare anche in coppia con un partner. Quando tu vai avanti, il partner va indietro. Quando il partner viene avanti, tu vai indietro. Come vedi, il posizionamento passa e taglia sempre il centro, ma i piedi rimangono sempre su due linee parallele, come se fossi un po' su una specie di rotaia. Vedi, i piedi vanno sempre nella stessa posizione iniziale. Uno fa il semicerchio, l'altro fa la retta. Così il triangolo è sempre ricostruito, che è la nostra cosa principale. Adesso vediamo insieme la Tisa Gabbè applicata alla pliometria, che significa che nel momento in cui devo accorciare la distanza e ho bisogno di fare un passo in avanti molto veloce, pur stando bassi, perché magari c'è un'azione dell'avversario che mi sta prendendo le gambe, utilizzo questa discesa veloce e rientro dentro con la seconda gamba per infilarmi sotto le gambe dell'avversario.